Ciao a tutti! Allora, oggi, secondo e ultimo video per la serie Halloween, ho fatto una torta di cioccolato e banane. Ok, non c'entra molto con Halloween, però la decorazione doveva c'entrarci con Halloween. È venuta un po' male, però mi volete bene lo stesso, spero. Quindi, ecco qui la torta. La decorazione sarebbe una strega, lo sfondo bianco sarebbe la luna, usate un po' di immaginazione e fantasia. La strega che sta sulla scopa con il gattino, con due pipistrelli, una stella cometa e una stella normale. Quindi la torta in sé è molto facile da fare. La decorazione, se voi siete più bravi di me, beati voi perché io sono un po' impedita in questo periodo. E niente, è molto facile, fate tutti i passaggi se la volete fare, perché la volete fare. E ci vediamo alla prossima ricetta, che sarà una ricetta normale e non di Halloween. Alla prossima. Vi voglio bene a tutti quanti, dal primo all'ultimo iscritto. Grazie di tutto. Non mi stancherò mai di dirvelo. Grazie per i commenti, grazie per i messaggi, tutto quanto, bla bla bla. Alla prossima ricetta. Allora, elenchiamo per prima di tutto gli ingredienti. Ci servono 3 uova, 80 g di farina, 80 g di fecola di patate, 150 g di zucchero, 100 g di burro, 200 g di cioccolato fondente, una bustina di lievito e due banane tagliate a pezzettini. Visti gli ingredienti, iniziamo a fare il nostro dolce, quindi sparecchio, prendo una ciotola e vi faccio vedere. Prima di tutto ho messo in una casseruola dell'acqua a bollire, dopodiché nel pentolino dove ho messo il cioccolato fondente ho aggiunto il burro. Se tagliate il cioccolato fondente a pezzettini, naturalmente si scioglie prima, quindi quando l'acqua è in ebollizione della pentola mettiamo il ciotolino dentro e lasciamo sciogliere il burro e il cioccolato a bagnomaria. In una ciotola, mentre il burro e il cioccolato si stanno fondendo insieme, ho messo le 3 uova e aggiungo lo zucchero. Dopodiché le scaldo per bene fino a farle diventare chiare e spumose. Una volta che le ho sbattute insieme lo zucchero e le 3 uova, prendo un colino e aggiungo la fecola, setacciandola, qua si è attaccata tutta, e la farina anche, che adesso metto. E le setaccio. Quindi prendo questo girone e sempre con movimenti dal basso verso l'alto mischio anche le farine. Non scordate di dirvi di aggiungere anche una bustina di lievito, cosa che sto facendo, la sto setacciando. Dopodiché inizio a dire quello che faremo dopo. Aggiungiamo gli ultimi ingredienti che ci sono rimasti, quindi il burro con il cioccolato che ormai si è sciolto e poi le banane fatte a pezzettini. Quindi aggiungiamo pure il lievito, vedete, è molto spumoso l'impasto. E adesso aggiungiamo il cioccolato con il burro fuso. Eccoli qua, scotto, quindi la parte più buona. Giriamo. Adesso che abbiamo amalgamato pure il cioccolato, non vi dico che odore, è proprio buonissimo. Vi faccio vedere bene così rosicato un po'. Aggiungiamo anche l'ultimo ingrediente, cioè le banane fatte a pezzettini. Una che non scende. E giriamo per bene. Amalgamiamo, facciamo andare le banane un po' dappertutto. Ok. Dopodiché ho preso una teglia, come nell'ultima ricetta che ho usato, è sempre la stessa perché è la mia preferita. L'ho imburrata e infarinata, quindi adesso qui finisco di girare un pochino. Dopodiché metterò l'impasto
la metto in forno, se non mi sbaglio, a 200 gradi. Adesso ve lo dico, sì, 200 gradi per 40 minuti. Quindi finito di girare, sposto tutte queste decorazioni che mi hanno un po' stancata e mettiamo il nostro impasto nella teglia. Allora, ho tolto la torta dal forno e vi posso dire che io ho abbassato la temperatura perché si stava cuocendo fuori, anzi quasi bruciando, e dentro era ancora liquida, quindi indicativamente a 180 gradi per tre quarti d'ora per il mio forno. Poi ognuno deve fare la prova col suo, mi dispiace. Per quanto riguarda la torta, l'ho tirata fuori, l'ho girata così ho la parte sotto piatta, sopra, e questo sarebbe il disegno. Il tondo della torta è la luna. Qui c'è la strega con il gatto, oddio, ho spostato tutto, la strega con il gatto, pipistrelli, stelline varie. Se qui riuscisse a stare più piatto, spero, vabbè, spero che vada abbastanza bene. E niente, quindi adesso sprovvileggio lo zucchero a velo, poi piano piano tolgo le formine, cioè questi disegni che ho fatto con la carta, cioè per chi non lo sapesse, disegnate sulla carta la formina, ritagliate. Mettete sulla torta zucchero a velo, togliete e vi rimane la forma. Penso che lo sappiate un po' tutti. Niente, proviamo a fare questa cosa. Pregate per me perché mi venga bene. Fatto la cosa con le formine e lo zucchero a velo, è venuto un po' casciato. Casareccio, come volete, però dai, è bellissima, quindi non lo so, ho usato un po' di fantasia. Qui è la strega, qui è il gatto con la coda, aspetta, togliamo un po' di zucchero a velo, stella cometa, pipistrello 1, pipistrello 2 che è molto offuscato nella nebbia perché non si vede molto poco, e la stellina. Quindi niente, magari non è la migliore delle decorazioni, però è carina, quindi l'importante è che sia buona. Poi se la decorazione non è un granché, no, è carina, quindi è un granché. Niente, credo che questo sarà l'ultimo video della serie Halloween, quindi ci vediamo al prossimo anno con Halloween. E per la prossima volta ho già un po' di idee in mente, quindi alla prossima ricetta, un bacione. Passate un buon Halloween se lo festeggiate, se non lo festeggiate fate la torta, non ci fate la strega, ma mangiatevelo così. Alla prossima ricetta!